Vi chiedo di rimanere in attesa un secondo, intanto che la prossima speaker si connette. La prossima speaker dovrebbe essere Erika Zonon, che ci parlerà di Lean Content Marketing e del modo più efficace per far sapere al mondo che ci sei, per cui diciamo che senza spendere un capitale, ovviamente. È una tematica abbastanza calda in questo momento e vedo nel frattempo che si è collegata. Per cui, Erika, se ci senti. Sì, vi sento. Eccola. Buongiorno Eccoci. Buongiorno a tutti. a te. Allora, Stavo io. anticipando il tema del tuo speech, intanto che aspettavamo che ti connettessi. Avevamo il bello della Abbiamo diretta terminato con qualche come minuto di anticipo, però eravamo già impazienti di averti, per cui nel mentre parlavamo. Ottimo, grazie. State vedendo per caso il mio schermo? Sì, vediamo tutto. Allora, E adesso live online. questo. Comunque stiamo ricevendo i vostri contatti, scusate, i vostri ringraziamenti per questa iniziativa. Ringraziamo noi voi per essere qui partecipi ancora in 200 persone e vi ricordo di continuare a seguirci anche settimana prossima. Abbiamo pubblicato questa mattina il programma dell'intera settimana prossima e stiamo lavorando per pubblicare già questo weekend il programma di quella successiva. Per cui andate a vedere poi alla fine dello speech di Erika i contenuti che proporremo nelle prossime 2 settimane, che sicuramente troverete qualcosa che fa per voi. Visto che Erika è pronta, la lascio partire anche se con 5 minuti di anticipo, poi al massimo ti fermo verso la fine per porti eventuali domande o per lasciare che tu possa porre alcune domande al pubblico e loro possono rispondere e io possa fare da tramite. Perfetto, io intanto ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio dell'opportunità. Io non mi vedo, ma so che non devo vedermi, quindi tutto a posto. Però voi vedete lo schermo, quindi io posso partire, giusto? Mi confermi, Esatto, Michele? vai, libera di Ok, andare. libera di andare. A Allora, dopo. intanto, a dopo, grazie. Intanto vi do il mio benvenuto e mi auguro di riuscire con questo mio intervento a darvi degli spunti che possano essere utili per occupare e impegnare al meglio questo momento così particolare. Tra l'altro, qualche minuto fa mi è appena arrivata la notifica dell'ultima ordinanza ulteriormente stringente. Quindi abbiamo di che impegnarci per stare a casa ed è inutile dirlo, un impegno per tutti, lo sappiamo. Quello che cerco di fare io nella mia quotidianità è darmi degli obiettivi e darmi delle possibilità per immaginare delle alternative, per pianificare il momento in cui si potrà tornare a quella che penso, presumo, non sarà mai la normalità di prima. Ci pensavo questa notte quando dicevo, mi piacerebbe che le cose tornassero, a come erano prima, quindi in qualche modo c'era in me l'aspettativa che le cose, come dire, devo tenere duro perché poi le cose tornino come prima. Probabilmente è più sensato dire che ci dobbiamo veramente tutti quanti dedicare con quanta più forza ed energia possibile ad immaginare qualche cosa di nuovo. In tutte le forme. E quindi il mio obiettivo con questo contributo è quello di portare uno stimolo di riflessione sul come possiamo rianalizzare il contenuto che noi produciamo, visto che per me è una condizione piuttosto normale, perché lavoro nel web da tantissimi anni, ma non è una condizione così comune, condiviso, comunque ci sono ancora tantissime persone che si stanno affacciando in questo momento. Intanto, se mi stai seguendo, ti ringrazio e voglio farti, insomma, i miei ulteriori complimenti e apprezzamenti perché ci sono modi diversi per reagire alla situazione, uno di questi è quello di lasciarsi andare. E se stai facendo questo percorso, evidentemente non sei una di quelle persone, sono una di quelle persone che comunque tengono alta la bandiera, credono di poter fare comunque qualche cosa. E io condivido pienamente l'hashtag che è di Rinascita Digitale, fermiamoci ma formiamoci. Quindi, venendo a noi, parliamo oggi di content marketing, però non content in generale, lean content marketing e ho dato il titolo a questo intervento il modo più efficace per far sapere al mondo che ci sei senza spendere un capitale. Questo perché? Perché nel modo tradizionale o comunque molto diffuso di vedere il marketing
c'è abbastanza la percezione che il marketing sia una spesa. In effetti è una spesa, tutto un costo, in realtà anche il nostro tempo, anche il nostro impegno, tutto un costo, però vedremo con questo intervento, cercherò di darvi degli spunti per capire in che modo possiamo ottimizzare, stante anche proprio la situazione attuale, le nostre risorse di contenuto. Quindi, vediamo se lo slide va avanti. Ok. L'obiettivo è quello di sfruttare la pausa per dare appunto un nuovo lustro ed efficacia comunicativa ai tuoi contenuti, che siano personali e aziendali, in modo che tu possa farti trovare meglio su Google, sui social, insomma, in generale farti trovare meglio da chi? Da persone che sono chiaramente in target, e in modo da dare loro le informazioni di cui hanno bisogno per capire che tu sei la soluzione che loro vogliono scegliere, di cui hanno bisogno. Il mercato è ovviamente vasto. C'è da aspettarsi una contrazione, noi dobbiamo fare in modo di essere la risposta giusta per le persone che hanno bisogno di quello che noi abbiamo da proporre. Questo training non è solamente per chi ha un'azienda, come non è solamente per un freelancer, in realtà è per, non è un concetto di marketing che, da applicare, nel senso nel marketing è fondamentale evitare di essere per tutti, ok? Però questo intervento in realtà è applicabile, una volta declinato nelle tue specifiche caratteristiche e situazioni, a qualunque tipologia di persona che voglia stare sul mercato, perché sostanzialmente il marketing riguarda tutti. Io mi sono specializzata, oltre ad essere content strategist, quindi a produrre contenuti, strategie di contenuto, scrivere, mi sono specializzata anche nella formazione per la riqualificazione professionale di chi chi è dipendente o freelance o comunque insomma a un'attività, diciamo, non imprenditoriale. E sono proprio queste persone quelle che tendenzialmente faticano a metabolizzare il fatto che anche per loro, anche per noi, è indispensabile il marketing. Cioè il marketing non è qualcosa che è solamente per le aziende, ma è una esigenza di chiunque vuole stare sul mercato. Tant'è che la parola, in termini proprio, diciamo, etimologici, marketing vuol dire noi non abbiamo l'equivalente del gerundio, del present continuous in lingua inglese, ma è il fare mercato, il portare mercato, cioè l'azione di essere a mercato. Quindi, a meno che tu, noi non siamo nelle condizioni di questo personaggio, io vorrei sapere chi è che ha fatto questa costruzione su questo cucuzzolo, è fantastica, ma a meno che non siamo in queste condizioni, ognuno di noi ha necessità di capire come comunicare e distribuire le informazioni che ci rappresentano, e questa è diventata un'abilità indispensabile, di cui appunto, a meno che uno non viva sul cucuzzolo della montagna irraggiungibile e voglia rimanere a fare, star chiuso in una grotta, tutti noi dobbiamo maturare. Anche perché oggi più che mai siamo nelle condizioni di avere accesso a ognuno di noi con un computer, un PC, uno smartphone, una qualunque cosa, in realtà è una media company, è veramente nelle condizioni di poter fare quello che qualche anno fa aveva costi assolutamente impensabili, era inaccessibile, cioè la pubblicità su un quotidiano piuttosto che alla televisione aveva dei costi che erano impensabili. Quindi oggi in realtà ognuno di noi ha a disposizione tutti gli strumenti per essere l'ufficio stampa di se stesso, della propria attività. Questo è un grandissimo potenziale, un grandissimo vantaggio, ma anche ha degli effetti collaterali. Primo fra tutti il fatto che il tempo alla fine della giornata è sempre quello. E quindi se hai, a meno che tu non sia una grande azienda che ha un ufficio marketing, e comunque in questo momento probabilmente bisognerà fare delle valutazioni economiche, quindi magari hai anche tu bisogno di ottimizzare. Al di là però di chi ha un ufficio marketing, delle persone dedicate che possono occuparsi a fare questo, chiunque altro sia un professionista, un dipendente per il proprio personal branding, che comunque adesso più che mai proprio con questa situazione ha bisogno di far sapere al mondo che c'è, che ha del valore da portare, ognuno di noi ha bisogno di utilizzare i canali di comunicazione che abbiamo a disposizione in maniera ottimizzata, stante il fatto che le ore nella giornata, sempre 24 sono, e quindi fare contenuto, quindi content marketing, è un'attività che richiede tempo e si somma a tutte le altre. Due parole su di me: io sono ingegnere con il pallino della scrittura da sempre, non solo quello, anche una passato da pianista, professionista, quindi in me ci sono queste due anime creative e tecniche,
che hanno trovato poi nel content marketing proprio una combinazione che funziona per me. Ho scritto, questi sono i due ultimi libri che riguardano l'ambito della formazione per la crescita professionale, ho scritto altri libri, comunque curo due blog miei personali, altri blog per clienti e come dicevo prima aiuto anche lavoratori professionisti a chiarire i loro obiettivi di carriera per migliorare economicamente e avere una vita professionale più soddisfacente. E anche questo è fortemente legato sempre al concetto di marketing, perché comunque dobbiamo arrivare al punto di far sapere al mondo che possono avere da noi qualcosa che dagli altri non hanno, e quindi il marketing serve come azione di promozione del nostro valore. Ora, parliamo adesso di content marketing e perché dobbiamo metterci questa parola content di fronte al marketing. Esistono diverse forme. Allora, innanzitutto, questo è un ambito in continua evoluzione, quindi non ho la pretesa di dare una definizione assoluta, totale, che valga per tutti. È giusto per dare un'idea, quindi sono delle classificazioni, non sono le tavole della legge di Mosè, però ti rendono il concetto. Content marketing è quella forma di marketing nella quale c'è una particolare attenzione sulla creazione e condivisione di contenuti per acquisire, soddisfare e fidelizzare i tuoi clienti. Esistono diverse, come dicevo, modalità di marketing, c'è il content marketing che abbiamo detto è prevalentemente basato o comunque ha una focalizzazione molto specifica sul concetto del contenuto, c'è il concetto di web marketing più ampio, dentro web marketing in qualche modo è una più grande famiglia, ci finisce il content marketing, poi ci finiscono le attività di SEO, ci finiscono il copywriting, l'arte di scrivere per vendere, quindi il web marketing è un po' il grande cappello di tutte le attività che si possono fare grazie agli strumenti che il web e la tecnologia oggi ci mettono a disposizione e racchiude poi un po' tante discipline. Ci sono altre forme di marketing però che non sono così attinenti o comunque così simili. Un esempio molto estremo è l'influencer marketing che si basa sul fatto che sì, uso le piattaforme social, però c'è una caratteristica, una predisposizione personale per la quale quello che è trainante è il personal brand, il brand della persona, la persona che assume uno status di influencer anche per argomenti molto spesso inaspettati. Ci sono state grandi storie di successo, dalla solita Ferragni, che io, insomma, sappiamo benissimo questo tipo di marketing. Ma c'è anche un altro tipo di marketing, per esempio, che alcuni conoscono ed è per me molto affascinante, il guerriglia marketing. Sono quelle attività di marketing per le quali vengono fatte cose strane, molto creative, in strada, nelle piazze, e che hanno un effetto, hanno diciamo, l'obiettivo di creare un effetto wow, un effetto shock. Ecco, noi non ci occupiamo, io personalmente non mi occupo di guerriglia marketing, mi piacerebbe avere la creatività di fare quel tipo di attività, ma non sono un artistoide di quel genere, lo ammiro moltissimo, ma non è il mio genere. Web marketing è qualcosa che conosco, ma ci andiamo ad occupare del content marketing. E ti voglio dare qualche numero, ho lasciato proprio così come erano queste statistiche, così poi quando guardate la registrazione potete verificare i dati. Non le leggiamo tutte, ma il concetto è che il content marketing, fare marketing con i contenuti, ha dei benefici incredibili. Il content marketing porta 3 volte più contatti della pubblicità a pagamento. Il 70% dei marketer investono attivamente nel content marketing e dicono, il 72%, che avere una buona strategia di marketing è uno dei fattori principali del loro successo. E il 41%, questo è un dato molto molto importante, delle persone che stanno, dei clienti, potenziali clienti, consumano dai 3 ai 5 pezzi di contenuto prima di coinvolgersi con un rappresentante vendite. Non so se avete sentito parlare, c'è il termine ZMOT, penso si pronunci così, ZMOT, che è Zero Moment of Truth, ed è un dato che è stato misurato da Google, che rappresenta la quantità di contatti informativi, cioè di ricerca di informazioni che un utente fa prima di arrivare al processo, alla decisione di acquistare. E si vede che questo dato negli ultimi anni sta crescendo molto di più. Del resto è un'esperienza comune, no? Finché si poteva andare in pizzeria, se volevo andare in pizzeria, a meno che io non conoscessi esattamente qualche cosa faccio? Vado su Google, poi guardo su TripAdvisor, guardo le sono a lei o magari in un posto che non conoscono. Quindi mi riferisco alle informazioni che trovo nel web, sempre più attraverso lo smartphone, per
acquisire delle decisioni. E questo è un elemento molto molto importante perché ci fa capire una cosa che apparentemente è un po' controintuitiva, nel senso oggi siamo nell'epoca nella quale le informazioni sono ovunque, siamo sommersi nel bene e nel male da informazioni e paradossalmente abbiamo più difficoltà a valutare quelle informazioni. Ecco perché si è preso a parlare anche tanto di marketing relazionale, del marketing legato sulla fiducia, perché sostanzialmente le persone tendono a credere che se un mio amico, un mio familiare mi dà un consiglio, lui non è in malafede come un marketer. Quindi dobbiamo comunque avere sempre a che fare con la diffidenza intrinseca noi italiani, poi in maniera particolare, rispetto a tutto quello che è marketing, quello che, come suol dire, la maggior parte di noi ama comprare, ma non ama che gli si venda qualche cosa. Quindi il bello del content marketing è che fa un'attività più delicata di vendita soft, che non vuol dire che non si arriva poi a motivare il perché all'acquisto, però è un percorso diverso che non la modalità push molto più americana del ti faccio l'ads e voglio che tu compri. Il content è più relazione, è un rispondere ai bisogni delle persone con le quali noi vogliamo ingaggiare una relazione, ovviamente di vendita, perché siamo qui anche per questo. Più del dei tre quarti degli utenti internet dicono di leggere blog regolarmente e, cosa interessantissima, un dato di HubSpot è, per chi non la conoscesse, è probabilmente, diciamo, il responsabile della diffusione del concetto di inbound marketing, che ha un altro nome per il marketing, comunque è legato strettamente a tutto quello che noi vediamo adesso, ovvero il fare marketing in maniera strettamente correlata alle persone con cui vogliamo connetterci a seconda del momento del loro percorso decisionale. Ma adesso lo vediamo. Comunque, HubSpot, che è questa, ha una piattaforma praticamente che fa tutto, a parte il caffè, penso il resto lo fa tutto, per aziende, comunque insomma per realtà molto molto grandi. E hanno dei dati statistici incredibili. Uno di questi è che hanno visto che è possibile aumentare le ricerche organiche mensili dei vecchi contenuti di blog dopo che li hai ottimizzati, portandoli addirittura un miglioramento del 106%. Questo che cosa significa? Che il suggerimento che sto per darti di riprendere e mettere mano in questo momento di pausa al tuo contenuto, alle tue attività di contenuto, può essere una fonte di incremento di visite, quindi di conseguenza di potenziali contatti, quindi di business. Vabbè, poi c'è un altro dato sul 13 più del ROI maggiore di 13 volte. E vabbè, ancora un altro dato che a favore della ricerca organica ottenuta con SEO, sapete, Search Engine Optimization, quindi l'ottimizzazione dei motori di ricerca. Tutta quella disciplina per la quale si fa in modo che i miei contenuti vengano visti da Google il più possibile in prima pagina, perché è il posto che permette all'utente, quando l'utente scrolla, prende o guarda su desktop e vede i primi risultati, quelli sono quelli che interessano. Quindi essere in alto nei risultati di ricerca di Google ti permette di avere risultati migliori di 5,66 volte. Anche questa è un'esperienza piuttosto comune, ormai anche le persone meno avvezze ad usare internet sanno che quando vedono i primi box riquadrati ed è una pubblicità, c'è un senso di diffidenza. Perché? Perché la sensazione è mi vogliono vendere qualcosa, mentre molte persone cosa fanno? Escludono proprio a priori le ads perché sanno che quelle sono pubblicità e vanno a vedere il risultato che Google ti propone. A quel punto ecco l'importanza di avere un piano di contenuto efficace. In ambito content, i contenuti possono essere di diverse forme. Possono essere gli articoli, i blog post, possono esserci le infografiche, possono esserci video, guide, seminari, webinar, FAQ, quello che vogliamo. Come dicevo prima, lo scopo primario del content è quello di generare relazione con il potenziale cliente, con il potenziale contatto, grazie al fatto, e questo è un punto chiave, che io gli fornisco, ho scritto le informazioni, ma meglio avrei dovuto scrivere la guida, un aiuto nell'interpretazione delle informazioni. Quando io devo comprare un paio di, lasciamo un paio di scarpe, un esempio classico, la vitamina C in questo periodo è molto consigliata. Se devo comprare la vitamina C, come faccio a valutare? Ci sono tantissimi risultati.
chi tendo a dare più fiducia? A chi mi aiuta a comprendere i pro e i contro della vitamina C, che sono più pro, sono pro, quali sono le caratteristiche, quant'è la quantità. Quindi chi mi aiuta a fare ordine nelle informazioni? Questo vale per la vitamina C, come può valere anche per una persona che voglia ristrutturare casa. Qualche tempo fa in un corso mi hanno parlato di una nuova professionalità bellissima che si chiama, non ricordo più, comunque il concetto è come si dice, riarredare casa, però senza smontare casa in maniera molto costosa. Non è l'home staging, che è un'altra attività, ma è il fatto, insomma, di rifare bella casa con piccoli interventi che puntano con il colore, con l'utilizzo di piccoli oggetti di arredamento, eccetera, e che quindi portano un valore aggiunto. Ora, se io ho bisogno di riordinare casa e non ho soldi e trovo qualcuno che mi parla di questo contenuto, ecco che mi si accende una lampadina, perché è un qualche cosa che io non so. E questo è un altro degli effetti veramente strani di questo periodo, cioè in periodo non del cocoso, ma del periodo informazionale nel quale siamo, ovvero ci sono così tante informazioni che la quantità di cose, in realtà, opportunità, possibilità che noi conosciamo è comunque veramente piccolissima rispetto a quelle che realmente esistono. E questo è anche una buona notizia, soprattutto in questo periodo, perché ci fa pensare che se ci mettiamo nell'ordine di idee non solo di produrre contenuto, ma anche di fruire contenuto in maniera intelligente, abbiamo la possibilità di scoprire opportunità. Una delle cose che a me piace di più del mio lavoro, di quello che io riesco a portare alle persone, è il fatto di aumentare il ventaglio delle possibilità. Perché quando ci si trova bloccati, e adesso lo sperimentiamo molto bene, abbiamo tendenzialmente un senso di impotenza. E il fatto di poter avere più possibilità di scelta, quindi sapere per esempio che con il contenuto posso creare nuove attività, oppure scoprendo contenuti, storie di altre persone, posso avere degli spunti per modificare il mio marketing, per modificare le mie attività di vendita, ecco allora che io ho ulteriori contributi per migliorare la mia possibilità immaginativa, soprattutto innovativa, che è un elemento fondamentale oggi. Quindi l'obiettivo primario non è vendere è una conseguenza. Siamo qui a fare i soliti discorsi, i soldi, fare la felicità, cioè siamo qui tutti quanti e sappiamo che la situazione è catartica, diceva quello. Però in questo momento, mai come in questo momento, secondo me, e tra l'altro lo stiamo vedendo anche con un'iniziativa come questa di Rinascita Digitale, no? È la condivisione, il fatto di prenderci cura, di ritornare a ricordarci che al di là del fatto che siamo da uno schermo, io non so quanti siete, chi siete, chi vedrà questo video, però io in questo momento io so che ci sono delle persone, degli esseri umani che hanno delle sensazioni, delle paure, lo stomaco chiuso, i cervicali che fanno male, le notti insonni, che stanno cercando delle alternative. E il mio compito è mettermi a disposizione per far sì che queste persone possano avere degli strumenti, degli spunti in più. Poi, se da questo in qualche modo, ma è un'evoluzione spontanea, produco una vendita, ovviamente devo pagare le bollette anch'io e questo è il risultato. Però il bello del content marketing, poi ognuno di noi è fatto diverso, non dico, ci sono quelli che si trovano molto bene ad essere pushy, a spingere nella vendita, io non sono mai stata di questi e quindi mi trovo molto a mio agio all'interno di questa modalità. Entriamo nel vivo di quello che è il processo che ti voglio suggerire. Partendo da un concetto che è stato appunto reso abbastanza noto, diciamo, con i concetti di inbound marketing, ed è, sto dicendo un sacco di termini inglesi, mi dispiace, ma non ci sono sostanzialmente proprio degli equivalenti in italiano, vi perdonerete. Comunque, inbound marketing, non so proprio come si dica in italiano, il concetto comunque è il fatto di produrre contenuti sul percorso di esperienza del cliente ed è legato a questo concetto del customer journey, ovvero il viaggio del cliente, che è fatto di stadi. E questa immagine di McKinsey è un'immagine che lo rappresenta bene anche piuttosto semplicemente. Abbiamo un gruppo più ampio, questo a sinistra, della awareness, è la fase nella quale le persone entrano nel primo punto di contatto con chi sei. È la fase cosiddetta di consapevolezza, consapevolezza in realtà della tua esistenza, cioè dal niente gli appari, è come quell'attività, dicevo, di ristrutturare casa senza fare grandi spese.
Dopo la fase di consapevolezza c'è la fase di familiarità, cioè cominciano, ti vedono una volta, poi ti vedono due volte, ti vedono tre volte, cominci a diventare, non sei più quello straniero che non si sa che cosa, chi è. Per cui noi esseri umani siamo fatti, abbiamo anche tutti i nostri retaggi ancestrali, ci sarebbe da dire per i beati apostoli sul termine, sulle neuroscienze, sulla psicologia e le psicologie dell'acquisto. Comunque diciamo sostanzialmente che l'essere umano di fronte alla novità è scettico. Quindi prima roba ti vedo, seconda roba se ti vedo e comincio a vederti oggi, comincio a vederti domani, insomma un pochino mi rilasso. A un certo punto potrebbe essere un numero inferiore di persone che comincia a prendere in considerazione seriamente quello che dico, cioè non è solamente che ti vedo, ma ti guardo, cioè porto l'attenzione su quello che fai. E quello è un momento estremamente importante perché se ti sto dando considerazione è perché vabbè, mi sarai simpatico probabilmente, ma più ancora perché qualche cosa di quello che hai detto, fatto, mi ha fatto capire che tu hai una qualche cosa che a me può servire. E questa fase, ovviamente quella fondamentale da curare, per portare che cosa? Quella successiva, che è l'acquisto. La cosa che mi piace molto di questo modello è che il gioco non si ferma con l'acquisto, ma insomma, sono sempre più ormai le fonti e diciamo, le correnti che ricordano questo elemento fondamentale. Il nostro percorso nel marketing, nella vendita, non si può fermare alla vendita. È indispensabile, qui è trasmesso con il concetto di fidelizzazione, loyalty, ma in sostanza è il fatto che se una persona ti ha dato la sua fiducia, come dire, non è una cosa la vendita ancora per molti è una cosa, scusate i termini, da una botteria. Ecco, il content marketing invece, siccome è basato fortissimamente sulle persone, è un qualche cosa che cura la relazione. Quindi, una volta che una persona, il cliente ha acquistato, è importante dargli anche qualche cosa che può essere un valore aggiunto, che possono essere tanti modi per fare questo effetto fidelizzazione. Che di nuovo, nel mio concetto, non è il ti fidelizzo perché poi ti voglio continuare a vendere. Anche quello sarà un effetto conseguente se tu lavori bene, se hai qualche altra cosa che sono di utilità per il mercato, è un tuo compito produrre ulteriore valore di modo che le persone siano interessate a tornare da te. Ma il concetto è comunque ho acquisito, c'è qualcuno che mi ha dato la sua fiducia e io ripago la sua fiducia con una moneta di valore. Il secondo elemento, poi vedremo che tutti questi elementi vanno incastrati fra di loro. Il secondo elemento è quello appunto che abbiamo visto che ciascuno di noi ha un percorso di avvicinamento dall'essere sconosciuti all'essere al momento dell'acquisto, ma c'è anche un altro elemento che non tutti siamo uguali. E quindi c'è questo concetto di buyer personas che di nuovo fa parte portato avanti insomma, negli ultimi anni in maniera molto molto prominente ed è stato reso sostanzialmente possibile da tutti gli elementi, da tutti i social, perché fino a poco tempo fa, poco, insomma, prima di Facebook, quindi ormai sono oltre 10 anni comunque, relativamente poco tempo fa, al massimo i dati che potevamo avere erano dati demografici, quindi quanti anni hanno le persone che mi seguono, dove vivono, geolocalizzazione e poco più. Con l'avvento dei social invece abbiamo cominciato ad avere dati che hanno più a che fare con le caratteristiche personali dei nostri potenziali clienti o delle persone che vogliamo attirare e di qui è emersa l'importanza di profilare noi, decidere se partiamo con un nuovo business o analizzare se abbiamo un business, quelle che sono le nostre buyer personas. Ovvero le tipologie di caratteristiche, ma intese proprio come emozionali, quindi le paure, che cosa motiva, che tipo di vita ha, di stile di vita fanno i nostri potenziali clienti, le persone alle quali noi ci rivolgiamo perché abbiamo una risposta per loro. E questi sono, vabbè, 5 immagini le trovate nel web, chiedo scusa i credits di chi sono, non lo so, comunque mi piaceva molto perché era carino perché rappresenta il tipo di analisi, poi ci sono nel web, su internet, basta poi sui concetti che andiamo ad esprimere oggi, se desideri approfondire, digiti buyer persona, se trovi veramente tanto materiale, come dico sempre, anche solamente gratuito, ci si può prendere quasi una laurea con quello che c'è in giro. Il concetto della buyer persona comunque è arrivare a tailorare, che non c'è in italiano, ritagliare sartorialmente il profilo della persona
tuo cliente ideale o dei tuoi clienti ideali, perché potrebbero essere diversi tipi, come possono essere in questa rappresentazione. Vedi che un conto è dire una persona che ha 33, o dai 30 ai 50 anni, un altro conto è dire 33-45 anni, vive in città, ha un reddito medio-alto, è una persona tendenzialmente sportiva piuttosto che il pantofolaio, il cui valore principale è la sicurezza, dall'altra parte invece la motivazione è l'avventura. Sono profili diversi e non possiamo pensare di parlare al pantofolaio o alla sportiva in maniera allo stesso modo, perché quello che per un pantofolaio, cioè a me mi propone di fare allenamento, mi girano gli occhi indietro, mi propone di leggere libri, lo faccio molto volentieri. Quindi anche in questo senso il contenuto va perfezionato. Comincio a vedere che ci sono già un po' tante variabili da tenere in considerazione e ecco perché il mio obiettivo, questa è stata un'esigenza personale, per questo poi l'ho trovato molto utile perché avevo questi problemi anch'io, ovvero bisogna semplificare, trovare alla fine di tutta quanta questa complessità, trovare il modo di semplificare perché se no non abbiamo veramente ore e tempo abbastanza. Non bastasse il customer journey di tutti i passaggi, non bastassero le personas, abbiamo anche tanti tipi di content che possiamo fare perché puoi avere il contenuto per informare, il contenuto per intrattenere. E intrattenere ovviamente è comunque parte della relazione, perché immagino non stare con una persona che è un duvalle oppure una persona che viceversa ti intrattiene, è divertente, è una cosa diversa, hai una predisposizione diversa, quindi la probabilità di convertire lungo il customer journey, il viaggio del cliente e a portare la persona verso l'acquisto è modificata, intrattenuta anche dal, non è modificata e insomma, ha un impatto anche il fatto che tu riesca ad intrattenerlo. Però puoi anche avere contenuto per formare, per spiegare che sia il tuo valore o che sia un contenuto tecnico, delle informazioni tecniche. Penso per esempio a tutti quelli che lavorano in settori, magari, non so, Industria 4.0, dico per rimanere in ambiti che conosco, in cui parlare di robotica, di come avere il robot industriale che si il nuovo pezzo che si inserisce all'interno della filiera produttiva, come, insomma, ci sono tantissime informazioni anche tecniche che c'è bisogno, anche questo è un valore. Poi naturalmente c'è il contenuto per vendere che si sovrappone, si incastra a tutti gli altri, però ad un certo punto devi anche arrivare ad avere l'abilità di portare la persona di fronte ad una CTA, una call to action, quindi qualche cosa che gli dica ragazzo, questo è quello che io vendo, arriviamo al dunque. C'è il contenuto anche, e non meno importante, per essere trovati nei motori di ricerca. E adesso qui ho messo tre concetti per non dimenticarmeli, ma uno è il SEO, quindi abbiamo detto Search Engine Optimization, che è tutto quello che ti permette, le attività che servono per apparire il più alto possibile nei risultati dei motori di ricerca, Google in primis ovviamente, ma insomma ci sono anche i Bing, Yahoo, comunque concettualmente per capirsi quella cosa, per la disciplina che ti permette di arrivare in più alto possibile in Google. Ma anche YouTube, che è sempre Google, ha comunque il suo motore di ricerca, quindi anche quello è un motore di ricerca, quindi quando produco video devo assicurarmi che i miei contenuti abbiano una struttura tale per cui possano essere trovati. Ma anche Instagram con i benedetti hashtag, anche LinkedIn, un po' meno, però insomma altri social, ma prevalentemente Instagram, si basano sulla tua trovabilità. Quindi anche questa è una variabile da tenere in considerazione. E non ancora contenti di avere già tre livelli d'analisi, abbiamo un quarto livello, perché possiamo avere tante forme di content, perché abbiamo le brochure tradizionali, i volantini, ci sono i siti vetrina, quindi quelli statici, dove siamo questi, facciamo questo, ci sono i blog, quindi i blog post, tutti i contenuti di blog, ci sono i social post, e poi ci sono i video, poi ci sono le immagini, che spesso parlano più di 1.000 parole ed è un dato di fatto, le infografiche, i podcast e chi più ne ha più ne metta. Ma non è ancora finita perché ci sono anche tante piattaforme per content, quindi hai Facebook, hai LinkedIn, hai YouTube, Pinterest, TikTok, l'advertising che comunque è una piattaforma, cioè devi pensare l'advertising su Google Ads, come non si chiama più Google Ads, ma insomma vabbè, si chiama, ci siamo capiti. Comunque l'advertising anche quella è in qualche modo una piattaforma perché non puoi scrivere un ad, un annuncio pubblicitario che sia su Facebook o sia su Google. Così come scrivi un testo di un blog, ovviamente è chiaro, quindi anche lì è una piattaforma che ha bisogno di una comunicazione, ritagliare diverso il contenuto.
l'indicizzazione per Google e i contenuti che scriviamo per il sito. Quindi abbiamo diversi gradi di complessità. L'abbiamo visto: Customer Journey, le buyer personas, le forme di contenuto, le finalità di contenuto, se voglio vendere, informare, eccetera, le piattaforme diverse. Quindi abbiamo diversi gradi di complessità e sostanzialmente un unico risultato, ovvero una grande confusione. Perché? Ed è per questo, penso, almeno per la mia esperienza, che c'è così tanta fatica anche quando una persona vuole cercare di approfondire questi temi, sia perché vuole fare una formazione personale oppure perché ha bisogno per aumentare i propri contatti, clienti, ed è per questo, dicevo, è per questo che quando ti metti a navigare, ma anche semplicemente su un social, su Facebook, giusto per dirle il più comune, tendiamo ad essere confusi perché ognuno dei player che sono sui social, in ciascuno di questi canali, ti dice che la sua soluzione è quella giusta. Quindi, ma bisogna fare il funnel marketing, il funnel è la cosa importante. No, bisogna fare Facebook advertising. No, bisogna fare SEO. No, bisogna fare email marketing. Tutti questi sono pezzi del web marketing, sono alternative, ma sono l'esito, il frutto proprio di questa complessità che abbiamo visto fino adesso. Cioè, è il fatto che ci sono mille modi per ottenere lo stesso risultato, o comunque per puntare al risultato, che rende la complessità così ampia. La mia esperienza mi ha portato a dire che è veramente importante, per quanto non semplice, maturare l'abilità di discernere e soprattutto di capire qual è il percorso più breve. Allora, sarà che sono ingegnere, sarà che sono cresciuta professionalmente dopo la laurea per 10-15 anni dopo nell'ambito dei sistemi di gestione con i sistemi Kaizen per il miglioramento continuo, i sistemi Toyota, avete presente ISO 9001, ISO 14001, sistemi di gestione, quindi procedure, ottimizzazione, la ricerca dei near miss, degli imprevisti, è una forma mentis la mia che mi ha portato sempre a cercare, in realtà penso che fosse ancora da prima, perché adesso che ci penso addirittura ho fatto la laurea, la mia tesi di laurea in ingegneria elettronica, ma riguardava i sistemi di retroazione, cioè quei processi che ti permettono in un'ottica di miglioramento continuo e di efficienza di arrivare il prima possibile ai tuoi risultati tenendo conto del feedback, cioè man mano che fai una cosa devi anche cercare di capire se questa cosa sta funzionando. Quindi dicevamo, se non ci facciamo, se guardiamo le cose come sono, abbiamo la tendenza a finire in una marea di confusioni. Le risposte tradizionali sono, uno, l'effetto struzzo con la testa nella sabbia, cioè le cose non funzionano, il marketing non serve, scrivere blog non è servito a niente, oppure uno ci prova, poi lo lascia lì, mette un post su LinkedIn e poi lascia stare. È un atteggiamento, diciamo, e di evitamento. Il secondo modello di risposta tradizionale, questo strumento è bellissimo, è quello proprio dell'urlare, quindi quelli che sono ovunque, che hanno canali persino su TikTok, su Snapchat, su YouTube, su quant'altro, fanno queste modalità push estremamente aggressive, e però poi se vai a vedere anche semplicemente il numero di mi piace sul singolo post, sono assolutamente un indicatore del fatto che questa strategia non sta funzionando e comunque è estremamente dispendiosa. Quindi la risposta lean, che cos'è? Lean thinking, il pensare snello, è una strategia operativa che è stata inizialmente sviluppata nel settore automotive, e che oggi però invece è universalmente applicata in settori e ambiti diversi, perché cosa è quello che dicevamo prima, per aumentare l'efficienza ed eliminare gli sprechi, che sono dei concetti bellissimi, oggi più che mai. È un termine, quello del Lean, coniato da Krafcik in un articolo, insomma, e sostanzialmente è stato poi ripreso dal libro che raccontava i sistemi di produzione della Toyota e del perché la Toyota era riuscita nel dopoguerra, secondo dopoguerra, a fare quella che è stata da molti chiamata la seconda per la Pearl Harbor americana, no? Nel senso che prima del dopoguerra c'era Ford, il taylorismo, la produzione fatta nella modalità americana, e poi all'improvviso Ford è stata mangiata, fagocitata da Toyota, e c'era un personaggio americano che, come tutti i profeti in patria, non è stato considerato, si chiamava Deming, il quale Deming era andato in Giappone per fare delle consulenze, insomma, poi
aiutato Toyota a mettere a punto quello che poi è diventato il ciclo di Deming, che è alla base dei sistemi di gestione, eccetera, eccetera, che è un protocollo mentale che ti aiuta ad analizzare la situazione, fare ordine, eliminare gli sprechi e ottimizzare il risultato. Questo appunto è anche conosciuto come sistema Toyota. Non ho idea se adesso ci siano come siamo messi, ma è poco interessante, anche perché penso che adesso siamo tutti quanti messi ugualmente in posizione critica, perciò mi sa che abbiamo azzerato tutti i conteggi. Quindi veniamo a noi e vediamo che cosa il Lean Content Marketing significa in pratica per te e quello che puoi fare. Allora, innanzitutto, analisi dello stato attuale. Questo nei sistemi di gestione si chiama AAI, quello ambientale, analisi ambientale iniziale oppure analisi dello stato iniziale. È un principio fondamentale, ovvero facciamo un quadrato su quello che c'è veramente. Quindi il primo passo è fermarsi, che oggi non è difficile, siamo tutti fermi, quindi è un ottimo momento per fermarsi doppiamente anche a questo punto. Cioè, vediamo di analizzare. La maggior parte di noi produce o ha prodotto o ha da qualche parte in un cassetto o in un cartello di computer tonnellate di contenuti, magari contenuti non necessariamente tuoi, anche contenuti di altri, oppure siti che hai visitato. Cioè, noi fruiamo quotidianamente di così tanto contenuto, e quanti di voi, a me capita tantissimo, non so, su YouTube ho la cartella video guardare dopo, ho chiamata playlist guardare dopo, su Facebook ho il salva post. Evernote ho perso il conto di quanti articoli mi sono segnata. Se devo guardare in libreria, penso di avere scaffali di contenuti che mi sono stampata e ho detto poi lo guardo, lo analizzo, eccetera. Le cartelle dei computer, non so se mi sto rendendo conto, però se fai mente locale, probabilmente hai già dentro il tuo sistema aziendale, personale, vitale, individuale, una quantità di contenuti su cui hai quasi nessun controllo. È il momento di prendere consapevolezza di questi e cominciare a fare un censimento di tutti, oltre che i tuoi contenuti, anche dei canali informativi che hai attivi. Questo è facile, già devi sapere. Sono su YouTube? Sì, ok, YouTube ce l'ho. LinkedIn ce l'ho, se non ce l'hai e ritieni che dovresti averlo, aspettiamo un attimo, vediamo dopo se è opportuno. Quindi fai il censimento dei tuoi canali, il sito aziendale, l'email marketing, insomma il canale di email, quante mail hai, ne hai due, tre, come usi quei contenuti. E una volta censito i canali, per ognuno di questi canali fai un censimento della tipologia di contenuti presenti. Questo è fondamentale per capire lo stato dell'arte. Allora, ci sono quelli iperproduttivi tipo lo struzzo che urlava, che magari avranno tonnellate di contenuti, ci sono quelli che hanno la testa sotto la sabbia, per quelli magari è più utile andare a vedere nell'ufficio tecnico piuttosto che nel tuo, insomma, nel tuo caso, se sei un professionista, avrai sicuramente, se sei un professionista valido, è certo che hai studiato, ne hai studiato di ogni. Per la mia esperienza, a fianco delle persone che si vogliono riqualificare professionalmente, se ho una certezza è che ognuno di noi è veramente seduto sopra il famoso uovo d'oro o il diamante in tasca e non lo sa. La maggior parte di noi ha una tale quantità di competenze, microconoscenze, esperienze, informazioni che ha digerito nella propria vita e di cui si è completamente dimenticato, sono finito nel dimenticatoio perché siamo sempre così in corsa continua che non ci ricordiamo, ci sfugge. Io stessa mi rendo conto che ci sono delle volte in cui trovo delle idee geniali, salvo poi, per me è geniale, non dico che sia geniale, ma dico, ah, questa è un'idea geniale, salvo poi andare nei miei appunti e trovare che avevo avuto quell'idea geniale 5 anni prima, peccato che non gli avevo dato seguito. Ecco, questo è il momento di fermare le bocce e dire, ok, vediamo un po' quante idee geniali ho sparpagliato in giro e vediamo di fare ordine. Per quanto possibile, di tutta quanta sta roba, cerca di identificare delle categorie, tipologie, secondo dei criteri di similitudine, che vuol dire molto semplicemente, questa roba serve per informare, era una roba che ho scritto, che ho prodotto, un video che ho fatto perché volevo vendere, è un contenuto che ho fatto perché ha un contenuto tecnico, è una ricerca scientifica che ho letto che è interessante. Fai delle cartelle, ho messo questo disegnino per rappresentare, sono delle immagini, sono dei video di YouTube, ho guardato dei video di YouTube che sono utili. Ok, tutta sta roba, vediamo di fare ordine. E poi crea un sistema di tracciamento dei tuoi contenuti seguendo queste categorie, che
Detta più semplicemente, può anche semplicemente voler dire usi un file di Excel, ogni foglio è una cartella nella quale metti dentro contenuti informativi, video di YouTube, articoli di Facebook, pagine Facebook che seguo, siti di informazione che seguo, quello che rappresenta la tua conoscenza, esperienza professionale, personale, tecnica. Cosa te ne fai di tutta questa roba? Adesso lo vediamo. Questo è il punto A, dobbiamo arrivare a G, quindi se non sbaglio io sono 7, abbiamo ancora un po' il pezzo di strada. Quindi fai l'analisi e la raccolta e, cosa molto molto importante, per quanto possibile, in funzione di quanto evoluto è il tuo sistema, attegna una valutazione di gradimento dei tuoi contenuti, che può voler dire se hai un sito e hai sugli analytics di Google, usi gli analytics, quindi vedi quanta gente ha visitato quel post, quanto tempo è stato su quel post, quante pagine hanno visitato, insomma, analizzi i dati. Se non hai analytics perché non hai un sito e hai solamente i social, puoi guardare anche le statistiche social, banalmente, vedere quante persone si ingaggiano con il tuo contenuto. Su LinkedIn ci sono le statistiche di quante persone hanno visitato il tuo profilo, di quante persone hanno. Quindi ci sono dei modi empirici. Se poi invece sei un fuoriclasse, hai un'azienda, hai un ufficio marketing, eccetera, sai benissimo che ci sono dei tool super con cui puoi fare queste analisi statistiche. Comunque il concetto è cerca di farti un'idea di avere il polso della situazione. Se quello che dici stai facendo nella modalità megafono, quindi io dico e boh. Questo non è content marketing, oppure capire se quello che io dico ha un feedback e di quel feedback, ecco il concetto di retroazione di cui parlavo prima, ne sto facendo tesoro, perché da lì devi partire per capire che cosa le tue persone chiedono, di che cosa hanno bisogno. Parlando di persone, il secondo step quindi è verifica il tuo pubblico, dove per verifica significa sai a chi stai parlando, ma veramente, veramente, veramente. E con il termine del chi stai parlando non vuol dire mi sto rivolgendo a tutti gli imbianchini perché vendo pitture. Perché io ho un amico che in bianchino, se gli dici in bianchino ci resta male perché lui è un decoratore. Il decoratore è una cosa diversa dall'imbianchino di cantiere, con tutto il rispetto parlando, per i cantieri diciamo industriali, con tutto il rispetto parlando per le figure e la professionalità di entrambi. Però è evidente che il decoratore che fa lo stucco veneziano ha delle esigenze molto diverse da quello che deve dare una lande bianco oppure una verniciata contro la muffa. Anche per esempio, ci sono quelli che si sono specializzati in muffe, quindi vedi bene che anche semplicemente vendo pitture non è vendo pitture, è vendo pitture a chi vendo pitture, in che modalità. Ecco l'importanza quindi di identificare il tuo pubblico nel modo più approfondito possibile. Come si fa? Allora, se sei all'inizio, devi cercare di capire. Intervistando le persone, chiedendo, che possono essere proprio dei sondaggi agli amici, ai conoscenti, e cercare di farti un'idea e ritagliare questa idea man mano. Se hai una base clienti, fare dei sondaggi, uno strumento gratuito molto utile è SurveyMonkey, che ti permette di fare dei sondaggi, chiedere alle persone cosa pensano. Bisogna anche accelerare, perché manca 10 minuti, abbiamo altri 5 passi, perciò identifica il tuo pubblico target e se non le hai, crea le tue buyer personas. Se non sai come fare, vai a vederti su internet, ripeto, ci sono tanti esempi che ti spiegano proprio il concetto di differenza tra profilazione demografica, cioè 35 anni, oppure la profilazione delle buyer personas, che è le loro paure, le loro esigenze, le loro caratteristiche, perché ci sono dei macro raggruppamenti che puoi fare. Poi serve identificare i bisogni di contenuto delle tue personas, cioè, scritta così mi sembra di essere Azzeccagarbugli. Chiedo scusa, ma il concetto è la tua persona, cioè il pantofolaio o la sportiva, quando si avvicinano a te che vendi scarpe, che esigenze hanno? Ah, il pantofolaio sta cercando scarpe comode, la sportiva sta cercando le runner della Nike. Queste due informazioni tu gliele stai dando? Cioè stai dicendo che tu sei colui quale ha le scarpe comode con il plantare per chi ha la luce valgo ed è un pantofolaio e dall'altra parte hai le scarpe super professioniste con il plantare arieggiato per chi fa jogging quando si potrà di nuovo? Ecco, bisogna identificare i bisogni di contenuto delle tue persone. Che cosa hanno bisogno di sapere le tue persone? Quando uno ti gira attorno, ma non sa che ci sei, come fai ad attirare la sua attenzione se è un pantofolaio? Non sarà certo dicendogli che hai un sistema per delle scarpe super atletiche, ok? Spero di rendere l'idea. Però
il pantofolaio e dici: guarda, ma metti un messaggio, oh che bello, quando stai infili le mie scarpe tutte piene di pelosette morbidose che ti fanno stare al caldo e non ti fanno male al plantare. Okay? Quindi la comunicazione anche in questo caso è diversa. Una volta che ti sei fatto un'idea il più possibile precisa di questi bisogni delle tue personas, cerchi di capire quanto quello che hai prodotto o hai a disposizione già risponde a questi bisogni di contenuto e quanto invece no. Bisogna identificare il gap nei sistemi di gestione, lean, eccetera. Questa è la fase di analisi proprio del gap. Io sono qua, è l'analisi ambientale iniziale, l'abbiamo fatta. Devo arrivare là. Come ci faccio ad arrivare da qui a là? Che cosa devo produrre ancora? Ecco, questa è una risposta che è importante darsi. Fatto questo, si passa a tagliare i rami secchi, ovvero la buonissima regola del 20-80 trova quel 20% di canali comunicativi che ti portano l'80% del risultato. Ovvio che se hai un profilo Pinterest in cui hai 15, 100, ma anche 150 collegamenti, non te ne fai niente. Per contro, se hai un profilo LinkedIn, e questa è una cosa che vedo non so quante volte con i professionisti, con i dipendenti, eccetera, ho un profilo LinkedIn in cui ho comunque la possibilità di avere del risultato, però LinkedIn è antipatico. Allora, non scrivo su LinkedIn e vado su Instagram in cui però non ho target. Non ha molto senso. Bisogna capire dove il tuo target è, quindi capire qual è il punto in cui agire. Scrivere su blog non so che cosa scrivere. Sì, però se le ricerche organiche per il tuo tipo di attività sono altissime, ovvero la gente va su Google e cerca quello che tu fai, è da irragionevoli, insomma, è privo di senso lasciar lì sul piatto questa ricchezza. Bisogna capitalizzarla in qualche modo, produrre contenuto che ti si posiziona per le risposte a quelle domande. Una volta che hai identificato i rami buoni e i rami secchi, che hai tagliato i rami secchi, devi focalizzare la tua attenzione solo ed esclusivamente sui tuoi vincenti, che per la maggior parte delle persone, professionisti, dipendenti, eccetera, è sostanzialmente LinkedIn e un altro social, Facebook, Instagram, e potendo, se uno fosse un po' evoluto e volesse approfittare di questo tempo, anche farsi il suo sito, che oggi è una cosa piuttosto semplice. Se sei un'azienda, il canale sito, blog, è blog, dico blog per dire contenuti che si posizionano in risposta alle esigenze di ricerca degli utenti, è indispensabile. Il passaggio successivo, non devi scrivere un libro per davvero, attenzione, ho messo il libro tra virgolette, ma serve per rendere l'idea. Perché adesso che abbiamo fatto tutta quanta questa analisi, è come quando tu metti ordine, non so se hai mai fatto, hai i figli, è il momento mentre posto la cameretta, allora con mia figlia io tiro fuori tutto quanto e trovi la qualunque, dalle lumache storiche, i colori, i fiori secchi, no? Trovi tutto. Bene, è il momento di cominciare a tirare le fila, di fare ordine, e questo concetto io lo esprimo dicendo scrivi il tuo libro. Perché? Perché se immagini di scrivere un libro che ha un indice, perché ha dei capitoli, devi partire da un inizio e avere una fine, ok? Quindi immagini di scrivere un libro che accompagna il tuo cliente ideale dal momento in cui ti scopre, attraverso il capitolo in cui ti conosce, capisce qual è il tuo valore, perché sei importante, fino al punto in cui tu gli dici perché. È importante che lui scelga te piuttosto che un altro, piuttosto che non fare nulla, tipicamente la cosa del marketing. Un aiuto che può essere molto molto concreto è quello, per esempio, di fare, se le sai usare, ma che è una cosa semplicissima, le mappe mentali. Quindi identifichi i macro argomenti che vuoi trattare e soprattutto andando ad esplorare quello che riguarda la tua unicità, il valore che porti, le innovazioni che proponi, perché sei diverso, perché hai più valore. Sei meglio, mi pare competitivo e non è necessariamente perché sei unico. Ecco, la tua unicità è il concetto migliore. Usa il web per approfondire gli argomenti che vuoi trattare, riordinando le tue idee e prendendo spunti. E attenzione, c'è un altro strumento molto, molto utile che ti permette di capire, perché non è semplice, a volte insomma, può non essere semplice, comunque è una sfida da approfondire. Arrivare a capire nel dettaglio di che cosa hanno bisogno i nostri interlocutori, potenziali contatti, customer, clienti, eccetera. Quindi usa come linea ulteriore, linea guida, le parole che un utente potrebbe digitare per arrivare a te, distinguendo fra keyword informazionali e keyword transazionali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado su Google e digito scarpe rosse, è perché sto facendo un'idea che voglio delle scarpe rosse. Io invece digito
costo scarpe Nike Air rosse è perché sono intenzionata a comprarle, ok? Quindi sono in una fase del famoso customer journey diversa. C'è un modo relativamente semplice per fare questo ed ecco la strategia. Uno, sfrutta Answer the Public. Lo so che non c'è più questo vecchietto simpaticissimo, adesso c'è un ragazzo più giovane, anche molto carino, però io sono affezionata al vecchietto, quindi ho messo lo screen vecchio. Sfrutta Answer the Public, che è questo vecchietto qui che nell'originale sbuffava. Comunque, metti su lingua italiana, ovviamente, metti l'argomento di cui ti occupi e get questions, ottieni le domande. Viene fuori qualche cosa, viene anche in forma tabellare, ma la cosa molto bella è questa immagine qua sotto, questa specie di fiore. Adesso qui non si vede molto in dettaglio, ma per esempio questo c'è scritto, è fatto un esempio con il blog, quale, chi, cosa, sono tutte domande che sono collegate al concetto di blog. E queste sono tutte possibili query, ricerche. Immagina di fare, non so, architettura di interni, benissimo, architettura di interni o restyling, ristrutturazione, la qualunque, gelati. Non lo so, qualunque cosa tu ti occupi, la metti lì e cerchi di vedere quali sono gli argomenti che sono collegati nell'immenso mare magno del web di ricerche, collegati alla tua query. Un altro modo molto utile, altri modi molto utili, è mettere la tua query. Io adesso, per esempio, ho messo qua intelligenza artificiale. Ci sono sia quando tu scrivi, cominci a scrivere nella barra di Google intelligenza artificiale, Google sai che ti mette fuori una lista di alternative, già quelle sono degli spunti. In alcuni casi, se ci sono tante ricerche, ci sono questi snippet di suggerimenti, quindi le persone hanno chiesto anche bla 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 e ti fa delle proposte. In fondo alla pagina di ricerca c'è ricerche correlate a intelligenza artificiale, anche quelle sono degli altri spunti. Tutti questi dati servono per creare il tuo indice, per capire di che cosa ti occupi e fare una struttura mentale. Una volta che hai creato il tuo indice, arrivi a fare il tuo calendario editoriale, ovvero immaginiamo che tu hai fatto un pseudolibro, che non è un libro, abbiamo capito, no? Sono i macro argomenti di 10 argomenti, 12 argomenti. Bene, dici gennaio, no, maggio, aprile, prossimo mese, quando sei pronto. Il primo mese, diciamo, tratto l'argomento capitolo 1, che è quello dove la gente ti conosce, peraltro. Secondo mese, tratto capitolo 2, terzo mese, tratto capitolo 3. Questi macro argomenti, ovviamente, non è che vai, fai un articolo, lo devi sparpagliare. Quindi sui canali che ti interessano attraverso un frattotempo, cioè non è sufficiente dire in mese uno, faccio un articolo sull'intelligenza artificiale che cos'è, metto quello sul mio blog se ce l'ho o su LinkedIn gli articoli, e perché non ho il blog, è buon finito. Chiaramente no, hai un contenuto, lo parcellizzi, cerchi, adesso vediamo delle piccole regole per la scrittura, e suddividi quel contenuto all'interno delle varie piattaforme. La cosa importante è che ti prefiggi, cioè ci dai un obiettivo, dici ogni lunedì pubblico l'articolo su LinkedIn, 2 volte a settimana lo metto su Facebook, 3 stories su Instagram, non tutte, alcune, cioè scegli in funzione di quelli che sono i tuoi canali più efficienti, in base alle tue persone. Perciò se sai che il tuo certo utente va su YouTube gli produci un certo tipo di contenuto. E poi hai LinkedIn. Fai LinkedIn e YouTube, fatti bene, molto bene, con questa logica. E poi fai in modo che sta roba diventi operativa, perché arrivare al piano editoriale siamo, no, non siamo capaci tutti, è già un bel lavoro, però non abbiamo ancora fatto niente, perché nel ciclo di Deming siamo fermi ancora alla fase di pianificazione, di progettazione, poi bisogna stringere e quindi bisogna programmare il chi fa cosa quando. Allora, il cosa gliel'hai deciso prima, bisogna decidere chi e quando si occupa della produzione e pubblicazione dei contenuti. Attenzione, un consiglio. L'errore proprio da evitare, e soprattutto stante la situazione attuale, è quella di dire: ah, beh, questo sarà interessante, adesso vado a casa, faccio e poi lunedì comincio a produrre contenuto perché tanto ho già le idee. Sappi che arriva la stanchezza. Arriva la fatica, arrivano gli imprevisti, tanti, arriva la qualunque. Quindi è assolutamente sconsigliabile, secondo me, se vuoi fare un lavoro fatto bene, fare qualche cosa raffazzonante e poi cominciare a sparare fuori il contenuto, perché sarà una meteora che finisce molto in fretta. Molto più efficace è metterti lì e scriverci, ti fai una cartella su Dropbox, su dove ti pare te, su Evernote, e ci questi sono i post per i prossimi 2 mesi.
Questi sono i... Cioè, ti prendi in anticipo con la logica della formica, quindi prima prepari il contenuto per un lasso di tempo, 2 o 3 mesi, e poi inizi a pubblicare, perché così nella tua testa sai che prima di aver bisogno di contenuto nuovo hai 2 mesi di tempo, che se sei una persona che si pianifica, si programma, fai in tempo a preparare quello dopo, senza finire... perché una delle cose di cui non ho parlato fino adesso, ma è fondamentale, il content marketing... Come in realtà ogni cosa nella vita che vuoi far funzionare è strettamente proporzionale al grado di persistenza che applichi, come la dieta, anche puoi fare lunedì e giovedì vai a mangiare la pizza o mangi la pizza a casa in consegna a domicilio, io resto a casa. Non si può fare, è evidente, quindi i risultati sono sul lungo termine, ma sono quelli che ti permettono di avere più stabilità, che è uno degli elementi importanti. E poi, ovviamente, guarda, cioè, vorrei, 2 minuti dopo, ho un musimo arrivato alla fine, produci. Piccoli spunti a questo riguardo. Il linguaggio deve essere semplice ma non semplicistico. Ho messo la foto dell'emisfero destro e sinistro per ricordarti che i contenuti devono portare informazioni, devono essere contenuti, cioè non fuffa, quindi avere della ciccia, ma anche non devono essere noiosi, perché poi la gente, se no, se ne va da un'altra parte. Ricordare di avere chiarezza nel fine comunicativo. Quando scrivo un contenuto, ma fosse anche il post su Facebook, perché lo sto scrivendo? C'è un'utilità, serve a qualche cosa. Nel senso, voglio dare un contributo finalizzato o voglio solo fare rumore nel rumore? Perché personalmente fare rumore nel rumore è fatica sprecata. Io te lo sconsiglio. Ultima cosa importante, e poi concludo, è potendo avere, cerca di avere sempre un punto di trasmissione proprietaria. Che cosa significa? Vuol dire che se non hai un blog, non ti appoggiare solamente ai social per scrivere i tuoi contenuti, per due motivi. Uno, anche solo tornare indietro nei post di Facebook o di LinkedIn, ci va, se non hai una buona rete di banda, è lunga. Poi non è come dire costruire a casa da altri. Quindi il mio consiglio, auguriamo lunga vita a Facebook, a LinkedIn, a ogni altro social, però il concetto è che dobbiamo essere sicuri che quello che facciamo poi possiamo tornare in nostro possesso. Quindi se non hai un sito, dicevo, piuttosto fatti una serie di cartelle di Dropbox nelle quali va un file, insomma, raccogli i tuoi contenuti in modo che tu sia l'unico proprietario e poi puoi riutilizzarlo, perché, e poi ho veramente concluso. Ricordiamoci che le piattaforme social sono a fruizione veloce, quindi se non hai un sito in cui costruisci a lungo termine per contenuti indicizzati su Google e via dicendo, il contenuto social, vuol dire, puoi dargli una certa turnazione, quindi ogni 2 mesi puoi riprendere con alcuni dei contenuti vecchi. E questo ti permette da un certo punto in poi di avere un volano che ti fa ottimizzare ulteriormente. Io con questo ho concluso, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vediamo se... Ringraziamo noi te per i contenuti. Eccolo qua, ciao Michele. Ci sono sempre presente. Lo so che sei bravissimo. C'è Jessica che chiede, ci sono delle applicazioni che ti aiutano ad analizzare il pubblico e a profilarlo? Sì, allora profilarlo in realtà ci sono delle funzioni di insights, di analytics all'interno dei social. Su Facebook, se hai la pagina, sul profilo Instagram devi avere la versione, diciamo, business. Su LinkedIn si riesce ad avere delle statistiche. Poi se hai un sito c'è Google Analytics. E poi ci sono altri tool che ti permettono di fare un'analisi dei tuoi canali social, ce ne sono diversi, però il concetto di come costruire la buyer personas, il primo modo più semplice è quello di pensarci proprio materialmente, cioè vedere se hai già dei clienti, quali sono le tue principali tipologie di clienti e intervistarle, parlare con queste persone. Questa è sicuramente la cosa più efficace. Giacomo invece fa una domanda molto specifica probabilmente al suo campo, ma chiede, e al quale è un pochettino forse difficile rispondere in questo momento, però chiede un consiglio personale per cercare di attuare una riqualificazione professionale. Lui si occupa di video nell'ambito televisivo e ha una laurea umanistica, ma vorrebbe immettersi in un nuovo mondo di media digitali e chiede se c'è spazio solamente per i più giovani e
più esperti dei media digitali o c'è spazio anche per quelli della vecchia guardia, chiamiamoli così? Allora, io in questo ho un'indicazione di carattere generale, nel senso che sono profondamente convinta che l'esperienza di chi è, diciamo, la vecchia guardia sia indispensabile. È importante saperla valorizzare, saperla comunicare. Quindi non ci sono risposte univoche, ovviamente, scontato. Poi, ragazzi, bisogna anche che vediamo che cosa resta del nostro mondo, di come ci dobbiamo reinventare dopo tutto ciò. Quindi, secondo me questo è sia un momento di grande di fermo, oggettivamente di crisi, ma anche, come in tutte le crisi, sta a noi cercare di immaginare delle opportunità. E l'unica risposta certa che ho, l'unica strategia certa è quella di formarsi. Quindi, qualunque sia la sua estrazione e posizione, sicuramente quello che io consiglierei è quello di mettersi lì e di approfondire con le sue competenze che cosa per lui significa questi media digitali, dove vuole fare, cercare chi lo fa, raccogliere informazioni e colmare il gap di quello che gli manca per poter essere una persona capace di avere gli strumenti tecnici per mettere a frutto la sua esperienza. Grazie Va bene, grazie mille. a te, grazie a voi, auguro a tutti un buon proseguimento, in bocca al lupo Anche per a te. tutto e grazie dell'attenzione. Grazie mille dei tuoi contenuti e ci sentiamo in separata sede poi noi. Grazie Perfetto, grazie mille Michele, buona mille. serata a tutti, ciao!